vicentini rilanciano l'autonomia, riforma buona e giusta. Anche i cittadini si schierano per l'autonomia, il governo rispetti la volontà del popolo, dicono. L'ospedale San Bortolo è liberato dall'assedio del Covid, le visite ambulatoriali ripartono a pieno ritmo. Palestre riaperte, nel segno della sicurezza, docce vietate, spogliatoi contingentati, la gente torna ad allenarsi. Parco della Pace, arrivano 30.000 nuove piante per il polmone verde più importante di Vicenza. La nostra rubrica Filo Vicenza, i vicentini chiedono una ciclopedonale sull'argine del Bacchiglione. TG Vicenza, una buona serata a tutti voi telespettatori. Oggi 2 giugno, festa della Repubblica, una Repubblica che compie ben 75 anni. Tra l'altro, proprio ricordiamo, il 2 giugno del 1946 fu anche la prima volta che le donne andarono a votare. E intanto, in questa giornata così importante, i sindaci del Vicentino tornano a chiedere con forza l'autonomia del Veneto. 2 giugno, festa della Repubblica. Patria e bandiera sono suggestioni che si fondono col buon governo dei territori e dei popoli. I valori vanno coniugati con l'efficienza e la strada per ottenere questo risultato in Veneto è stata individuata e votata. Si chiama autonomia. Una riforma che nel referendum consultivo del 2017 aveva visto Vicenza prima provincia veneta per affluenza e per voti favorevoli, con un plebiscitario 98,3% di sì. Eppure l'autonomia resta ancora una riforma incompiuta in questo 2 giugno in cui si celebra il referendum del 1946 in cui vinse l'idea di Repubblica. Vinse la Repubblica, ossia vinse l'idea che dovesse essere il popolo a partecipare alla designazione dell'organo supremo. Vinse l'idea che dovesse essere il popolo il protagonista. Proprio perché il 2 giugno vinse quell'idea, ritengo che la maggiore autonomia richiesta proprio con un referendum dal popolo veneto non si contrapponga affatto a quest'idea, ma sia figlia dello stesso spirito. Auspico dunque un Veneto più autonomo e una Repubblica forte e solida. Autonomia al Veneto in una Repubblica italiana ugualmente solida. E questo è il principio che guida anche oggi i sindaci del Vicentino a rilanciare questa riforma, soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo, alla fine di una crisi lunga, una crisi economica, sociale, sanitaria. Sono sicura che se avessimo avuto l'autonomia, ogni amministratore che conosce bene il territorio avrebbe potuto dare molto di più ai cittadini. Sulla ripresa sicuramente avrebbe determinato, grazie all'autonomia, una ripresa economica più veloce, più celere, un'autogestione da parte del Veneto che ha sempre dimostrato anche in materia economica di avere una marcia in più rispetto ad altre zone d'Italia. L'autonomia sarebbe la chiave per snellire gli iter burocratici, per ridurre i tempi e per dare risposte più veloci ai cittadini. Ma perché l'autonomia sia efficace è necessaria una netta e chiara spartizione delle materie tra regioni e Stato. È giusto che ci sia un'autonomia, ma che sia ben definita, che sia definita nelle materie, che non siano materie concorrenti, ma che siano materie o esclusive dello Stato o esclusive delle regioni. Questa deve essere, secondo me, il traino, cioè il fondamento di questa riforma, che non è appunto ancora compiuta. Oggi, 2 giugno, i comuni rilanciano l'autonomia e non da domani. Serviva da ieri. E se avessimo l'autonomia, son sicura che potremmo raggiungere dei grandi risultati. E sono convinti dell'importanza dell'autonomia della nostra regione, non soltanto i sindaci abbiamo visto, ma anche i vicentini e le vicentine che abbiamo avvicinato al nostro microfono. Secondo me sì, è uno dei punti che, se non sbaglio, era anche nei programmi di Zaia, no? E quindi sì, credo che sia arrivato il momento di mettere sul tappeto anche quel problema e di risolverlo possibilmente. Secondo lei ci vorrebbe l'autonomia perché? Ma perché su tante norme è giusto che siano le regioni a governare, soprattutto a livello, ad esempio, entrate o possibilità di investire le tasse provenienti dalle singole regioni. Poi, per carità, sempre con un'attenzione al bene nazionale, però insomma certe autonomie credo che possano essere, così come ci sono anche in tanti altri posti, quindi una rivisitazione della fiscalità e non solo di quella. Beh, penso proprio di sì, visto che la maggior parte dei veneti hanno detto di sì
referendum. E l'autonomia magari può gestire meglio anche il territorio, per quello sì. Anche perché capiscono meglio il territorio com'è, mentre dall'alto lì, da Roma, magari non sanno anche i problemi dei territori. Mi sembra che per quel motivo lì che possa essere una cosa valida. Noi siamo in tante regioni, ognuna ha le sue peculiarità e non solo il Veneto dovrebbe avere la sua autonomia, tutte le altre, quindi non solo la Sicilia, la Sardegna, il Friuli Venezia Giulia, ognuna in base alle proprie caratteristiche dovrebbe avere la possibilità di scegliere. Io sarei d'accordo per l'autonomia comunque. Quindi sarebbe il caso di ritornare sul tema? Sì. Sì, anche sì. Sì, sarebbe il caso perché insomma è stato fatto un referendum, quindi una volontà popolare c'è. Adesso ci sono state tante altre cose che forse l'hanno messo in secondo piano, ma non mi sembra che sia il caso di lasciare, perché è importante. Visto che ci sono anche altre regioni che hanno l'autonomia, anche noi dobbiamo averla. L'autonomia servirebbe a mandare meno tasse a Roma e spenderli qua. E ritengo anche Zaia un ottimo governatore. La maggioranza delle persone in Veneto hanno votato per l'autonomia, quindi sì, sono favorevole. E attorno a mezzogiorno di oggi il SUEM di Vicenza ha allertato il soccorso alpino di Padova per un escursionista che è scivolata praticando il sentiero numero 3, siamo a Lumignano. La donna, 56 anni, di Nanto, si trovava con le amiche e ha riportato la sospetta frattura di una caviglia, è stata raggiunta in località Broion da 6 soccorritori, è stata sistemata su una barella, portata fino alla strada, consegnata agli operatori dell'ambulanza, non è assolutamente in pericolo di vita, comunque le operazioni di soccorso sono durate circa un paio d'ore. E parliamo adesso di pandemia Covid, questa volta legata all'attività ambulatoriale che anche all'ospedale di Vicenza sta riprendendo a pieno ritmo. Venti di normalità fra le corsie dell'ospedale di Vicenza, non più così in affanno come durante la pandemia del Covid, con una funzionalità tornata ai ritmi di sempre anche nei reparti no Covid, ma soprattutto per quanto riguarda l'attività ambulatoriale. Il San Bortolo è, a parte la medicina, come l'ho detto, una parte delle malattie infettive e una parte della pneumologia, l'attività è ripresa, diciamo, in maniera normale. Abbiamo ancora un paio di reparti chiusi, ma non per il Covid, ma per permettere le vaccinazioni nel centro nei centri vaccinali dell'ULS. Sì, i ricoveri sono ripresi, diciamo, in maniera normale, in maniera pre-Covid. Stiamo recuperando le prestazioni ambulatoriali. Recuperiamo questa volta poche prestazioni, relativamente poche rispetto alla prima ondata, perché recuperiamo circa 3.000 prestazioni che non si è potuto erogare o sono state sospese contro le 13.000 che avevamo nella seconda ondata. Insomma, una macchina a pieno ritmo, il San Bortolo di Vicenza. Noi siamo una macchina H24, come diciamo noi tecnici, quindi una macchina che deve lavorare giorno e notte. Sicuramente la pandemia ci ha provato, ci ha in qualche modo affaticato. Speriamo che appunto venga rapidamente recuperata questa fatica e si riporti alla piena attività, cosa che abbiamo già messo in atto. E insomma, si tratta di affrontare l'autunno con nuova energia, nuova forza. E a pochi giorni dalla riapertura delle palestre siamo andati a vedere come sta andando. A pochi giorni dal momento tanto atteso, la riapertura, gli imprenditori dello sport che hanno potuto rialzare le serrande ospitando gli appassionati di fitness tracciano un primo bilancio. È un po' così prematuro appunto tracciare un bilancio, però percepisco un grande entusiasmo perché le persone hanno la necessità di riprendere in mano ciò che appartiene loro, quindi innanzitutto la libertà, e sicuramente in questo c'è
maniera proprio importante la sensazione di fare sport. Nulla li ferma, nonostante siano cambiati gli scenari, e servirà un po' di tempo per ritrovare gli equilibri precedenti, dalle igienizzazioni agli strumenti, alla misurazione della temperatura all'ingresso, agli spogliatoi per cambiarsi con persone contingentate, alle docce proibite. Non una ripartenza piena, insomma, ma la voglia c'è, nonostante l'estate rappresenti il periodo di calo fisiologico per questo tipo di attività. Si parte, direi, in seconda, perché almeno nella mia realtà ho visto un buon coinvolgimento della gente del quartiere, sono molto interessati a riprendere appunto in mano la loro situazione sportiva, e di conseguenza la macchina è partita piano piano in seconda, non certo in quarta, però è auspicabile, insomma, che si vada nella direzione. Anche se sta arrivando l'estate. Sì, proprio perché la gente, secondo il mio punto di vista, è stanca di stare a casa, stanca di una situazione che li ha coinvolti in maniera pesante. 30.000 nuove piante in quello che è il polmone verde più importante della città, stiamo parlando del Parco della Pace. Un inno alla biodiversità, con il recupero di piante autoctone e acquatiche tipiche delle sponde di stagni e canali e di prati fioriti in grado di richiamare farfalle e altri insetti impollinatori. Si fa più bello e più umido il Parco della Pace a Vicenza, dove accanto a questo Populus alba piantato a fine marzo dal primo cittadino Francesco Rucco, i tecnici del Centro di Biodiversità Vegetale di Montecchio Precalcino, azienda specializzata di Veneto Agricoltura, stanno consegnando altre 30.000 piante, soprattutto carici ed altre specie amanti dell'umidità. Alberi, erbe tipiche, sementi di fiori campestri, specie per prati umidi e torbiere basse, habitat rari e quasi scomparsi dalla pianura veneta che si vogliono far tornare a vivere in questo parco, sorto sulle ceneri dell'aeroporto Dal Molin, destinato a diventare il più grande polmone verde della città. E con la nostra rubrica Filo Vicenza ci occupiamo di una pista ciclopedonale che le persone vorrebbero lungo il Bacchiglione. Buonasera amiche ed amici di Rete Veneta, sono Alessandro di Liberi Pensatori e siamo tornati con la rubrica di Filo Vicenza per quanto riguarda la questione degli argini del fiume Bacchiglione, qui nella zona delle piscine di Viale Ferrarin. Per chi non lo sapesse, abbiamo preparato un questionario cartaceo e online in modo tale che voi, i cittadini, poteste scegliere quello che sarà il futuro degli argini del fiume. Abbiamo raccolto i risultati di entrambi i questionari, totalizzando ben 352 votanti, e adesso vi illustrerò le risposte e le relative percentuali. Alla prima domanda vi abbiamo chiesto quanto frequentate l'argine del fiume, per capire effettivamente quanto la gente si reca presso questo luogo. La risposta vincente è qualche volta, con 43,5% dei voti. Quali strutture vorreste vedere lungo l'argine, invece, è la seconda domanda. Qui c'è una netta vittoria di pista ciclopedonale con zona fitness al 43,75% dei voti. Infine vi abbiamo chiesto una vostra opinione in merito a quelle che sono le vie di accesso al centro storico per i pedoni e i ciclisti. Qui c'è una polarizzazione delle risposte. C'è chi pensa che ci siano abbastanza strutture, ma hanno una cattiva manutenzione, al 31,8%, e invece c'è chi pensa che ci sia proprio bisogno di nuove vie di accesso, al 42%. Ebbene, adesso porteremo i risultati del questionario presso le istituzioni competenti, in modo tale che il volere del cittadino susciti una risposta e una riqualificazione della zona. Io vi saluto. Grazie del vostro tempo dedicato alla votazione e ci vediamo alla prossima. Alle 20 l'appuntamento è con Sport in Casa, condotto dal nostro Alex Iuliano. Ospite questa sera Stefano Romanin, del settore giovanile della Luparense. Alle 21.15 un grande film, Stargate, con Kurt Russell, da non perdere assolutamente. E questo per noi è davvero tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia. Una buona serata, arrivederci. Di
Di generazione in generazione tramandiamo ogni giorno gli stessi gesti antichi. E si sente, perché in ognuno dei nostri prodotti ci sono secoli di conoscenza. Bentrovati al Meteo. Anticiclone africano in rinforzo e caldo sull'Italia, ma questa prima ondata estiva sarà destinata a durare solo qualche giorno, perché a seguire potrebbero irrompere correnti più fresche. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto tanto sole ovunque, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. In serata non si escludono gli ormai consueti acquazzoni sulle zone montane. Diamo uno sguardo anche alle temperature, che saranno in aumento. Il clima risulterà caldo, minime tra 11 e 15 gradi. Per quanto riguarda invece le massime, la colonnina di Mercurio arriverà a segnare i 28 gradi. Ci spostiamo ora a Vicenza. In città, ma anche in provincia, la situazione sarà del tutto simile. Avremo infatti una splendida giornata anche ampiamente soleggiata, con qualche velatura ma senza conseguenze degne di nota. Infine, anche qui il clima risulterà via via più rovente. Dal Meteo per ora è tutto, buon proseguimento con Rete Veneta. Gusti unici, premiati e riconosciuti in tutto il mondo. Caseificio Pennar, Asiago, gusta la differenza.